Che si vanno scarpare, poverillo. Uè, Galando, tu stai cantando? Ma perché? È vietato cantare? E mi andate a far spesa la mogliere. Io mi muore fame e voglio mangiare. E mangiate una mesa sola. Oi, mato, che buon amico. I 100 lire tenevi ha già avuto a cattare una parete anche come per mettere sotto a sti scarpini alla signora. Ma che consegni mangiamo? E io ti aspettavo che consegni per mangiare. E che buo, i soldi chi mi dà? Mannaggia, la sorta mia, mannaggia. Ma come, uno figlio di angaggia te ne pure risperato. E trovati in un'altra parte che te l'hanno a mangiare allora. Facimmi già la Santissima Croce stamattina. Buongiorno, Mastro Dummì. Buongiorno e saluto, Catarì. Mi volete mettere un pare d'acche come sotto a sti scarpini prima che vada a faticare? Perché no? Assettate un poco, io subito te metto. E d'acche come te? No, perché? Voi non ne tenete. Ne tengono pare, ma sono che una signora che me l'ha portata a mettere poco fa. Mettite a mille prima a me, poi ne accattate un'altra parte e ci mettite a essa. Va bene. Va bene, pochi minuti e sono pronte, via. A bellezza, Caterina. Beato chi ti vede. Oh, Don Gesualdo bello. Dice un proverbio, montagna e montagna non si confrontano. Don Gesualdo, vedete io? E tu che cosa? Un favore, sa vista per cercare. O a papà non ti ricorda la strada. A me i soldi mi servono. Va sicuro che a fine mese vi porti 5.000 lire fino a casa. Ma qua a fine mese? Io mi vado a tuo marito e mi faccio papais. No, 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 pamoro cielo, che il marito non sa niente sto fatto. Io mi faccio per stare nascosto riso. E allora io mi vado a pigliare una tazza di caffè e torno. Siedemi buono, si può che vengo, non mi dai 5.000 lire, vado a tuo marito e metti il carta in terra. E capito? Fatti chiari amicizia a lungo. Ho detto... Maronna mia, maronna mia, come faccio? Caterì, ma che so? Non vuoi grossa assai, non dormi. Ha già da 5.000 lire a chi lo carogna, non ci so altro e non ne tengo più città. Mi è voluto prestare voglio. Incarnato il palazzo. Vedi che te ne dai 10.000, così facciamo 5.000 lire per ora. Come faccio? Ma sarà da me un po' che respiro. Niente, ha detto che mo che torno a rubare e vo. Vabbè, non ti rispira, ma te richi con mia fame. Aiutatemi voi, Mastro Dummi. Sì, è fatta aiutare, chiste. Io ho primo imbruglione. Dimmi una cosa. Quando diretti i soldi, lo firmasse qualche ricevuto? No, nessuna ricevuta. Ci stavano gente innanzi che potessero fare da testimonia. Sì, ci stavo padre. E io padre un po' dicere dietro, non può essere testimone. La legge non ammette perché padaisse può dicere quello che vuole. E allora? E allora la fa come te richi, io. Mo che torna e ti cerca i soldi, tu lo dici, oh Gesù, ma chi vi conosce? A chi l'avete dato questi 5.000 lì? Ma voi mettere una querela se io deciderà da voi. Tenissimo qualche ricevuto firmato, recita la verità. Logicamente chi le risponde? No. Tenissimo almeno qualche testimone che potesse asserire che mi avete dato questi soldi in sua presenza. A come ci stava mio padre, ti diceva lui. E tu dici, oh padre vostro, e chi l'è padre a voi, ma dice quello che vuoi, ma la legge non l'ammette come testimone. Appena eri triste, mi darrai che non c'è suo altro, si chiama libretta, e se ne va. Oh, bravo, bravo, Mastro Dummì, bravo. Se riesce tutte cose, vi faccio un bello regalo. Mi te la giuretti che stiamo prima imbrogliosi. Sono figlio a te, oi, ma è tanto basta. Zitto, esse che torna. Io non faccio ritto niente. Catarì, io sto qua, che hai deciso? Don Gesù, ma che hai già deciso? E 5.000 lire, mi vuole ora. Ma chi lo sa, chi lo conosce? A chi l'avete dato, sti 5.000 lire? Ma com'è a chi l'ha girato? L'ha girato a te? A me? Ma siete sbagliato? Ma lo metto una querela se ho deciso nata a voi. Bravo, bravo Caterina, bravo. Caterina, ma tu dici vero, pazzi? No, no, io dico vero. Ma tenissimo qualche ricevuta firmata, recita la verità. No, ma magari fra di noi ci voleva ricevuto. Si capisce? Almeno qualche testimone che potesse asserire che mi avete dato questi soldi in sua presenza. E come no? Ci sei padre presente. E tu puoi dire faccia. Oh, padre vostro. E chi l'ha padre a voi e può dire tutto quello che vuoi. Ma la legge non l'ammette come testimone. Come sarebbe? Se... Bravo, Caterina, bravo. Come la piace? Vita mia, mannaggia. Beh, sta bene. Avevo fatto la carceriera carcerata. Ma a venire da votare la parte mia, ti faccio un servizio con Marichi. Poi hai ragione tu. Ma c'è per lo so. C'è per io capito, ma tagliate il carta basta. Bene, Caterina, è andata benissimo, no, diciamo la verità, eh? No, bellezza, Mastro Dummì, grazie assai. E grazie chi, quando si può fare un piacere, specialmente contro un usuraio di questo genere. Te, oi, tec le scarpe e salvatacca la giamisa, oi. Ah, l'avete messo? Sta bene. Obbligatissimo, Mastro Dummì, state buono. Aspetta, qua obbligatissimo. Beh, te ne vai a così, i soldi mi è buono. I soldi? Quali soldi? Come quali soldi? I soldi di tacchi come che ti ha messo sotto le scarpe. Voi avete messo i tacchi come a me. Ah, come tu hai detto, mettetemi chi sarà la signora, poi l'accattate e ci mettete a essa, nata voi. Ma chi lo sa, chi lo conosce? Bravo, Caterina, bravo. Se ho deciso nata voi, mi mettono a querela. Voi vedete che mi ho saputo organista.
Tenissimo qualche dichiarazione firmata e sti tacche gomme che mi avete messo. Sai delinquente? No, è perché per mettere le tacche gomme ci voleva la dichiarazione firmata. Si capisce? Tenissimo almeno qualche testimone che potesse asserire che mi avete messo i tacchi di gomme in sua presenza. No, no, ma la carogna, come ci stava mia madre presente? Lei te lo può dire in faccia. Ah, a mamma vostra, che la mamma vuole può dire tutto quello che vuole, ma la legge non la mette come testimone. Bravo, Catarina, bravo. State buoni, ma tutto me, stavolta avete fatto palla corta. Va bene, ha già fatto come a chi lo racconti, hai capito? C'è chi lo mette a legge e c'è chi lo fa in vizio. Mannaggia, certa via, non mi voglio lavare o vizieri e consiglio. Che si è venuto a scarpare, poverilla.